che cosa è successo a Donald Trump? Perché di punto in bianco ha deciso di fare la guerra a tutti e di bombardare la Siria? Forse il presidente americano è stato folgorato sulla via di Damasco e ha scoperto che Bashar Assad è un perfido tiranno che bombarda col gas il suo popolo? Eppure, fino a pochissimo tempo fa, Trump diceva che dalla Siria bisognava stare lontani. Ma perché adesso Donald ha cambiato idea e ha raffreddato molto i rapporti con i russi? Il motivo è che Trump si è dovuto piegare a una delle lobby più potenti di Washington, la stessa a cui rispondevano i Bush e i Clinton. Una lobby che non vuole legami con i russi e soprattutto vuole ostacolare i piani di Putin su gas e petrolio. Adesso vi spiego com'è andata. Il 13 febbraio scorso, il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Michael Flynn, si è dovuto dimettere. O meglio, lo hanno fatto dimettere. C'è stato un altro cambiamento. Poco prima di bombardare la Siria, Trump ha tolto dal Consiglio di sicurezza nazionale il suo braccio destro, cioè Stephen Bannon. Bannon è sempre stato un tifoso dell'alleanza con la Russia. Molte delle posizioni che Trump esprimeva sulla Siria in passato derivano da lui. Bannon è un sovranista, contrario alla globalizzazione e agli interventi militari in giro per il mondo. Ed è per questo che l'hanno allontanato. Insomma, quello che sta succedendo è molto chiaro. Nell'amministrazione Trump i sovranisti stanno perdendo terreno e guadagnano spazio gli uomini della finanza internazionale. La stessa gente che comandava ai tempi di Bush e che dettava l'agenda della Clinton. Per questo Trump ha bombardato la Siria, perché ha cominciato a sentire il fiato sul collo delle lobby e ha dovuto accontentarle. La burocrazia di Washington e le grandi lobby hanno scatenato il Russia Gate per indebolire Trump e per allontanarlo da Putin, e adesso lo stanno spingendo a comportarsi come avrebbe fatto Hillary Clinton. La rivoluzione americana potrebbe finire presto, fidatevi di nessuno. E la discussione si apre con Giulietto Chiesa, si guadagna da vivere come giornalista, esperto di politica internazionale, è famoso per sostenere che gli USA devono smettere di fare la voce grossa, peggior nemico chi alimenta la campagna russofobica, stato d'animo non globalizzato. E poi Tony Capuozzo, si guadagna da vivere come giornalista, è famoso per il reportage di Terra, la trasmissione che conduce da 15 anni, peggior nemico il buonista incapace di vedere la realtà, stato d'animo carnico. E infine Marcello Foa, si guadagna da vivere come manager del gruppo Ticino Media, è famoso per avere capito Trump prima degli altri, peggior nemico chi pensa che dalla prigionia dell'euro non si possa scappare, stato d'animo neorealista. E ritornano con noi Francesco Giorgino e Alan Friedman, che abbiamo visto nei blocchi precedenti. Allora. Giulietto, cos'è? Ti è sorpreso? La definizione di neorealista, non l'avevo mai sentita. Senti, però, ti ha sorpreso questo Trump? Ti faccio subito commentare Putin. Ha detto, con l'arrivo di Trump i rapporti con gli Stati Uniti sono peggiorati. No, direi di no. Credo che questo incontro dimostra che l'episodio gravissimo del bombardamento siriano dice che è stato un colpo isolato. Per adesso è un colpo isolato. Una marcia indietro. Stiamo assistendo a una marcia indietro. Tillerson va a Mosca, si incontra con Putin, cercano di ricucire qualche cosa, ma ovviamente non è la pace per niente, perché dietro Trump c'è uno scontro politico, io lo sostengo da sempre, c'è uno scontro politico fortissimo, nessuno qui ha detto molto bene. Lo scontro politico non è risolto, Trump deve tenere conto degli scherzetti, chiamiamole delle trappole, che gli stanno creando sul cammino, ha paura dell'impeachment, ma ha paura soprattutto che non regga la sua macchina, la macchina con cui ha vinto le elezioni. È molto complicato farla andare avanti così, per cui si muoverà sulla base dell'impulso. È un uomo così, è un commerciante, è uno che fa business, un imprenditore vecchio, non è che ha vecchio stampo, non può avere una strategia. La questione vera è che un uomo così non ha una strategia, il problema del mondo è... Allora, Alan Friedman, questa non è l'America, il tuo libro, come Putinfobia è il libro di Giulietto, ma adesso con questa operazione è un po' più la tua America, un po' più l'America che conosci?
No, no, questo è un momento imprevedibile. Questa volta Giulietto Chiesa l'ha detto bene. Abbiamo un presidente impulsivo, io l'ho conosciuto. Posso dirvi che è una persona che cambia argomento ogni due minuti. Vorrei affrontare in breve due o tre cose. Non sono d'accordo con quel filmato un po' complottista che dà tutta la colpa alla lobby di Goldman Sachs. Io nel libro ho un capitolo che si chiama Goldman Sachs Forever, che è pesantissimo contro la Goldman Sachs, ma non per la questione di Siria, ma per il fatto che Wall Street avrà presto mani libere a crearci una nuova crisi finanziaria con i loro magheggi. Questo è il problema. Invece, c'era già, diciamo, non è che è un pezzetto adesso, in più. Adesso la Casa Bianca di Trump vuole lasciare libere le banche di Wall Street a fare il ministro del tesoro americano. È lo stesso uomo di Goldman Sachs che ha creato il problema della crisi finanziaria inventando gli strumenti di derivati e swap prima del 2008. Tornando a Siria, qui non è così nero e bianco la questione, ma c'è una lotta interna della Casa Bianca che non è tanto da un lobby dall'esterno, ma è la figlia Ivanka, il general Jared Kushner, che sarebbero i cosiddetti moderati, e Steve Bannon, che potrebbe essere licenziato presto dalla Casa Bianca, questo è possibile, che è più estremista. Ma alla fine il figlio di Trump ha detto ieri: il mio babbo ha fatto il bombardamento perché ha visto in TV le immagini delle vittime delle bambine. Io ci credo, perché tutti i miei amici di Washington, anche quelli contro Trump, dicono che secondo loro questo bombardamento è stato un atto emotivo, non strategico, perché Trump, come ha detto giustamente questa sera Giulietta Chiesa, non ha una strategia, non c'è un dottrina Trump, c'è un affarista, un palazzinario, un ragazzo delle Queens, volgari e cafone, che è arrivato alla Casa Bianca a fare il presidente. Abbiamo diversi argomenti che andremo a trattare, cioè non è che li liquidiamo in 5 minuti, però visto che avete trattato e hai trattato anche questo argomento mass mediatico, allora intanto lancio il sondaggio perché prima mi sono dimenticato. La svolta di Trump e il suo attacco al regime di Assad, eccolo qua. Con Trump o senza, gli USA non possono ritirarsi entro i propri confini, serve per dire a Putin che il Medio Oriente non sarà lasciato alla Russia, ha capito che è ostaggio del Congresso e vuole evitare l'impeachment. Hashtag gabbia open. Più che, ecco, analisi strategica, qui dovremmo fare analisi psicologica. Bravissimo. Perché io ho la sensazione che ci sia l'esigenza di mettere sul piatto, purtroppo in una dimensione assolutamente globale, un tratto caratteriale, come dire, ecco, le redini del ragionamento le tengo io, le fila del ragionamento le tengo io che riesco a condizionare. Allora, specularmente c'è un uomo, Putin, che è altrettanto forte dal punto di vista caratteriale. Non voglio entrare troppo nelle pieghe della politica estera, però è indubbio che qui abbiamo una zona che è parte di quel Mediterraneo di cui io tante volte ho parlato e lo considero il vero baricentro dell'Europa, e l'Europa per me non ci sarà mai fin tanto che non capisce che il suo baricentro è appunto il Mediterraneo. Quindi abbiamo la Siria, abbiamo anche questo piglio psicologico, abbiamo, non dobbiamo dimenticarlo, tra un po' la Turchia e i turchi andranno a votare un referendum in cui si potrebbe dare ancora più potere in questo caso a Erdogan. Cioè abbiamo diverse personalità che si incastrano in un teatro che è prossimo, soprattutto con la fine di Assad, è prossimo a delle modifiche importanti. Tony, tu quell'area la conosci, cosa accade? Il tuo punto di vista qual è? Beh, guarda, la cosa che io fatico di più a immaginare è Trump commosso davanti alle immagini dei bambini. Mi torna strano un presidente che esordisce bloccando la frontiera. Se qualcuno sopravvissuto a quei gas avesse cercato di entrare negli Stati Uniti, sarebbe stato bloccato la frontiera. Ha pagato, si è difeso dagli attacchi chimici interni americani, ha fatto quello che improvvisamente il ciuffo pazzo, l'inadeguato, not my president, è diventato presidente degli Stati Uniti. Ha fatto quello che volevano che facesse. E l'ha fatto prendendo due piccioni con una fava. Ha fatto quello che non aveva fatto Obama, che parlava di linee rosse e tutti saltellavano da una parte e dall'altra delle linee rosse, e facendo quello che avrebbe fatto la Clinton. Se avesse vinto Hillary Clinton. Quindi è la politica della Clinton quella che sta vincendo. È stato un gran trasformista.
Nel contempo, trattandosi, e sono d'accordo che sembra, diciamo, un fatto isolato, ha pagato dazio, ha pagato il gettone per sedersi al tavolo del Medio Oriente. Gli Stati Uniti erano fuori dai giochi. Non può essere, e adesso, letto se è vero, soltanto, le prime sensazioni che vengono dagli incontri di Mosca, insomma, ha pagato l'iscrizione al club del Medio Oriente. Gli Stati Uniti ci sono. Dal punto di vista di... Si è normalizzato. Che cosa fanno i presidenti degli Stati Uniti d'America, da che gli Stati Uniti d'America sono quelli che sono? Ogni tanto bombardano. No? E l'ha fatto anche lui. C'è tutta la diversità. Ma Marcello, si è normalizzato? Ha voluto dire al consenso internazionale: io non sono colui che prende gli ordini da Mosca? Cosa accade secondo te? Veramente sta già guardando al dopo Assad? No, secondo me no. Lui si è normalizzato soprattutto nei confronti dell'establishment interno. Cioè, quando si dice che lui ha preso la linea di Hillary Clinton, che era anche quella di Obama e quella di Bush, con qualche accento diverso, ma nella sostanza c'era una grande continuità, lui, il messaggio che ha lanciato al mondo è: attenzione, io sono arrivato con un'ambizione, quella di fare una politica estera diversa, meno intervenzionista, un'America che guarda più a se stessa e meno al mondo, e oggi sono bastati 2 mesi e mezzo invece per tornare alle vecchie abitudini. Allora, il fatto che gli unici 2 uomini nel suo staff che avevano un'esperienza, che era Flynn, e una visione strategica diversa dal normale, che è Bannon, oggi siano uno fuori e l'altro con un piede fuori, diceva prima Alan, significa che lui ha perso i suoi referenti ideologici, i suoi teorici che lo aiutavano a elaborare un pensiero politico originale. E oggi si ritrova con un'America, con una Casa Bianca tutto sommato normalizzata, dove ci sono delle lotte di potere, e dove lui adesso seguirà questo corso. Con quali conseguenze è difficile dirlo, perché... Alan, è normalizzata? Ascoltate, io ho molto rispetto per Marcello e condivido molto quello che ha detto, ma io direi normalizzato ni. Sì, normalizzato nel senso che il comportamento di adesso, cercare di bombardare e poi fare pace, cercare di collaborare e scambiare le accuse per non fare il gioco delle parti, ma per più o meno quello che la retorica ha richiesto, e poi più che pagare un gettone per far parte della pace, io direi Trump è arrivato, come si dice in italiano, con le gambe tese, è entrato la gamba tesa, più che pagare un gettone, ha bombardato. Ma questo, fin qui ci siamo. Ma alla fine Ivanka Trump, la figlia, una dilettante di alta società che finora ha soltanto creato una linea di vestiti made in China. Cioè, tu continui a dirmi che Ivanka e suo marito detengono la golden share alla gabbia Open stasera, che è questo. Il destino è questo, ricordate dove siamo. Il destino dell'Occidente, della stabilità mondiale in questi giorni potrebbe dipendere sulla figlia di Trump, Ivanka, e il suo genero Jared Kushner, che finora nella sua vita questo ragazzo è stato solo il figlio di un altro palazzinario miliardario che è stato in galera per... E queste due figure detengono la golden share della Casa Bianca. Non sto andando così bene. Ma questo è un discorso antiamericano clamoroso, ma devo scoprire che sei un antiamericano. Io amo il mio paese. Se noi siamo in mano a questa gente qua, facciamo una catastrofe mondiale. Io leggo il tuo libro, tu leggi il mio, e vedrai che io sono pesante su Trump, perché io amo il mio paese, ma amo la pace e l'armonia. Mi vergogno, amici, che gli Stati Uniti 2 giorni fa ha bloccato il G7 a proteggere il nostro clima, ha bloccato e bocciato l'accordo di Parigi. Mi vergogno. Non è anti-americano, è vergognoso. Allora, Giulietto, ti faccio vedere questa clip di Putin. Si riferisce all'incontro bilaterale avuto anche con il presidente Mattarella. Magari è una dichiarazione che forse rimane lì sospesa rispetto all'incontro di oggi. Vediamo questa clip, per piacere, che dalla regia di mandarla. Зеленый напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете Безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке военная, а закончилась разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене. Io, sentendo queste parole, non posso che dire che abbiamo di fronte uno statista di livello mondiale. Lui parla chiaro, lui ha una strategia, lui sa dove deve andare, e sappiamo che lui va molto prudente, nonostante il fatto che
tutti i media, tutti, senza eccezione, lo stiano demonizzando da 3 anni, questo uomo ha avuto i nervi freddi e ha saputo mantenere il controllo della situazione. Quello che ci ha detto, dovremmo ricordarcelo tutti, noi siamo qui tutti giornalisti, vero? E quando abbiamo visto quella famosa scena di Colin Powell con la fialetta in mano, io me lo ricordo perché ho ritagliato tutti i giornali e me li terrò, un giorno o l'altro ci faccio una bella mostra. Tutti i giornali dissero, ma Saddam Hussein ha le armi di distruzione di massa. E poi si è scoperto che dopo 300.000 morti non c'era nessuna arma di distruzione di massa. Bene, quindi la prima questione è, speriamo che le cose vadano bene, speriamo che Trump non faccia qualche altra follia, ma il discorso... Ma qual è la follia, la follia pericolosa? Secondo te quale può essere? La follia pericolosa è quella che gli suggerisce magari sua figlia. No, la follia pericolosa è che in questo caso in Siria, secondo me, si cerca di ammorbidire in questo momento. Ma con Nord Corea mille altri problemi, la mia preoccupazione, anche quasi la mia previsione, è che Trump combinerà delle altre follie. Quindi obiettivo Nord Corea, tu dici... Non solo Nord Corea, Trump è capace di fare le follie militari che mettono in pericolo la stabilità mondiale. Abuso di una situazione che nella storia produsse la prima guerra mondiale. La pistolettata di Sarajevo, secondo te quale può essere? Perché questo, le navi là in Nord Corea... Io vorrei che i tuoi telespettatori questa notte andassero a dormire un po' più tranquilli. Secondo me stiamo generando un terrorismo... È incredibile. Gli Stati Uniti sono una ragazzi, oggi le dichiarazioni di Trump sono state incredibili. Sono state incredibili. Assad, mostro. Anche Putin ha detto la stessa cosa e poi dopo... Quindi però, è questo che mi colpisce, cioè la capacità di produrre una narrazione. Io però che volevo finire il mio discorso per mettere in calma la gente. Hai paura che noi spaventiamo la gente? Perché... Secondo me la gente dovrebbe essere più spaventata di quello che è. Questa è la mia opinione, ma è un altro discorso. Io volevo finire il mio ragionamento. Se le cose che emergono da questo squarcio di realtà, e dalle cose che diceva Friedman, dalle cose che penso anch'io, noi dobbiamo sapere che Putin non è un nemico. Putin è un punto di riferimento sicuro, che non ha sbagliato una mossa in 3 anni e che sa dove vuole andare. Lo sapete dove vuole andare? Lui vuole difendere l'interesse nazionale del suo paese. E fino a che l'Occidente non avrà capito che gli altri paesi hanno uguale diritto dell'America di difendere la loro propria sicurezza nazionale, noi saremo in pericolo. Putin questo pericolo non ce lo fa correre. E ripeto, quando... Non puoi negare il fatto che Putin, proprio perché io sono d'accordo con te, è un politico a tutto tondo. Ovviamente sta guardando alla Siria, sta guardando a quell'area mesopotamica, voglio dire. L'America guarda tutto il mondo. Il problema, scusa, è questo. No, criticare Trump, giustamente, non vuol dire ammirare Putin. No, capito. Io voglio dire, Putin, io userei parole leggermente diverse da Giulia Turchiesa, siamo d'accordo su Trump, ma su Putin direi, è un uomo che ha surclassato Obama e Hillary Clinton per anni, giusto, perché è più abile, più cinico, perché è un dittatore brutale, cinico, ex agente del KG, molto più bravo di un Obama e molto più bravo del palazzinario che abbiamo nella Casa Bianca. Cioè, quindi è un politico, livello. Per me Putin riuscirà a strumentalizzare più Trump che viceversa in futuro. Perché Putin li riconosce più essere bravo, più bravo. Furbo, più cinico, non ha problemi di stampa finisce, libera. Finisce la terminologia classica, dittatore, sanguinario, eccetera, eccetera. Nel caso specifico, cioè, Paragone ci ha fatto vedere una frase. Chi aveva ragione? Rispondi qui. Chi aveva ragione? Chi ha mentito? Come si è fatta la guerra dell'Iraq? Chi l'ha fatta? L'America ha mentito a tutto il mondo. Sta prendendo il controllo della Libia in questo momento, proprio oggi, poche ore fa, al Cremlino, Lavrov ha parlato degli interessi in Nord Africa. Quindi attenzione, è normale, guarda che in Libia è stato il contrasto di egoismi e di miopie. Siamo andati a scatenare un casino in Libia. Agnolini, capito? Tutti fanno il loro interesse. Agnolini sono per Berlusconi, non per un programma. No, è vero. Ognuno fa il proprio interesse. La paura della gente viene dalla confusione, prima ancora che dai pericoli. Quando i pericoli sono individuati e c'è una strategia per affrontarli, la gente è meno disorientata. Intendo dire,
Trump ha fatto campagna elettorale, e l'America da tempo ha individuato nel nemico numero uno il fondamentalismo islamico, il terrorismo. Allora, che cosa ha fatto in queste settimane? Ha colpito il principale avversario del fondamentalismo islamico in Siria, e cioè il regime di Assad, e sta cercando disperatamente un nemico in Corea del Nord, come per una pulsione a dover fare qualcosa. Ora io dico, quando una strategia vuol dire stabilire chi è il tuo nemico principale, e l'Occidente capitalista si alleò con Stalin e Stalin si alleò con l'Occidente capitalista per sconfiggere il nazismo. In questo momento, credo, nelle nostre città, persino attorno alle partite di calcio, se è vero, certo, quello che sta emergendo a Dortmund, il nemico è il terrorismo. E a quel punto tu devi decidere la linea da che parte stai. Uh-huh. È certo che non sei, però il plauso che è venuto al bombardamento contro la base di Assad da parte di Arabia Saudita, da parte di Qatar, sì, da parte di paesi che hanno insomma, cosa vorrà ben dire? Noi abbiamo in Europa questo attacco che inizia a diventare forte, pesante, proprio anche a livello di ferite, di cicatrici che ti arriva dal terrorismo di origine islamica. Lo dicevamo prima. Sì, credo che questo sia il nemico principale oggi del in guerra. E ecco perché è importante guardare di là. È ovvio che guarda, io non credo che le guerre, in particolare quelle civili, sono sempre tremendamente sporche, no? E credo che le linee rosse vengano passate con le bombe chimiche, sicuramente, anche se lì si tratta, io penso che una commissione d'inchiesta seria dovrebbe provare a fare un'inchiesta su quello che è avuto davvero, non è un gran sollievo sapere che quest'oggi dei bambini sono morti sotto delle bombe normali. Certo, sì, assolutamente. No, Marcello, abbiamo questo elemento, perché l'Europa scopre una vocazione internazionale o quando c'è il tema dell'immigrazione o quando c'è il tema, come è accaduto ieri a Dortmund, in Germania, il tema del terrorismo. Sì. In Francia l'abbiamo visto, Belgio, eccetera. Ma sai, l'Europa non ha una politica estera propria, anzi io sono rimasto abbastanza meravigliato di come al G7 i ministri degli esteri europei abbiano avuto un sussulto d'orgoglio e quando Johnson ha chiesto facciamo altre sanzioni alla Russia abbiano detto no, probabilmente aprendo la strada poi all'incontro di oggi. Ma il vero punto è che un po' lega tutti i vari temi, è questo, molto semplice. Fino a 20 anni fa la stabilità globale era il valore supremo a cui tutto sommato tutte le grandi potenze miravano. Da 20 anni a questa parte la destabilizzazione, il caos, sembra regnare ovunque, perché non si capisce. Ad esempio la politica estera americana in Medio Oriente è un grandissimo mistero. Perché abbandonano alleati fedeli come Ben Ali, come Mubarak? Perché si tengono i sauditi, benché sappiano benissimo che i sauditi sono gli sponsor dei wahhabiti, ovvero del movimento islamista più retrogrado, più violento, che finanzia anche il terrorismo? Scusa Marcello, un particolare, l'Iran, che è un elemento che non va sottovalutato nell'analisi che stiamo facendo su quell'area, Ahmadinejad ha detto che lui si ricade, è pronto a tornare. Ma anche nei confronti, della questo Russia. Questo non so se è una bella notizia. Sono tutti elementi di destabilizzazione. Però arrivare a un punto molto importante. Allora, la domanda che io pongo spesso è, l'America e l'Europa hanno posto delle sanzioni alla Russia 3 anni fa. E ci può stare, non discutiamo nel merito, però la questione è, se tu fai delle sanzioni devi proporti un obiettivo di medio periodo. Devi dire, allora, qual è l'obiettivo americano nei confronti della Russia? Voglio arrivare a un regime change? Indebolire Putin e farlo cadere, questo è l'obiettivo, chiarissimo. Però le sanzioni le ha poste Obama. No? Allora la questione è, oggi cosa vuole l'America? Che cosa pretende? E non si è mai posta questa domanda neanche l'indomani del crollo del muro di Berlino, dove uno Stato, dove una nazione lungimirante avrebbe dovuto immediatamente capire che in quel momento andavano riscritti dei patti, esattamente come gli altri, è la stessa roba. Partendo dal fatto che l'Occidente ha violato tutti i patti, perché con Gorbaciov ce l'erano detti che non bisognava far entrare la Germania nella NATO. Come mai la Germania è entrata nella NATO? Come mai la NATO si è estesa fino a tutti i paesi del Baltico? Come mai la NATO adesso
adesso c'ha i suoi missili in Romania e in Polonia. Quegli stati cuscinetto, ma questi sono i fatti Unione Sovietica oggi sono. Allora, consentimi di allacciarmi per un istante a quello che diceva lui prima. Se tu dici che vuoi un equilibrio mondiale, se tu dici che vuoi la pace, tu la prima cosa che devi fare è stabilire quali sono le regole dei rapporti tra gli stati. Allora, un presidente degli Stati Uniti che piglia la decisione di andare a bombardare un paese sovrano, fino a prova contraria, sì, sì, perché la Siria è rappresentata all'ONU, va bene, è un paese che tutto il mondo riconosce, bene, lui decide per conto suo, senza aspettare né la commissione d'inchiesta, né una qualunque legittimazione di andare a bombardare un paese. Ma scherziamo davvero? Cioè, se l'America mantiene 3.000 soldati in Siria, la domanda che io mi pongo dal punto di vista giuridico è: che diritto ha l'America di avere 3.000 soldati in Siria? Cosa rispondi a... Io... Non sono io a difendere le politiche di quanti militari sono in Siria. È chiaro che per anni e anni con Obama, e secondo me ancora con Trump, noi America cerchiamo di combattere una guerra contro ISIL. C'è progresso a Mosul forse, a Iraq, forse c'è qualcosa che si muove contro l'ISIS e questo è positivo. Ma la verità è che abbiamo una situazione veramente che non ha una soluzione facile, no, in certo. Siria. No, ma so spieghiamo benissimo. Perché. Perché so che non da un lato io potrei arrivare pure a dire Obama e Hillary hanno fatto male durante la primavera araba a non essere stato più realista, perché bisognava turare il naso e appoggiare il dittatore Mubarak in Egitto, non buttare giù Gaddafi in Libia, perché loro erano dittatori terribili, sanguinari, ma erano meno peggio di ISIS, che invece ha creato anarchia in questi paesi. Ma crea instabilità. Detto questo, però, arriviamo a Siria. Assad è un altro dittatore sanguinoso e ci sono stati 450.000 persone, uomini, donne e bambini uccisi e morti in Siria. Questo ce lo dice. Ma dopo Assad, l'Osservatorio per i diritti umani. Non c'è dubbio che la guerra in Siria è la cosa più complicata. Per chi ci segue a casa, cerchiamo di semplificare. Hai il governo Assad appoggiato dalla Russia e dall'Iran. Hai ribelli americani appoggiati dalla CIA, dei militari americani, che non si capisce veramente se sono ribelli onesti o solo cattivi. Ma sono dei tagliagole, diciamo le parole come stanno, del paese, tagliano la e gola. E l'Al-Qaeda pure. E Assad è un dittatore, certo, ma la soluzione non può essere né di tenere Assad né di mandarlo via. È una situazione di stallo completo. Però la l'unica cosa il dopo è Assad... di evitare altri incidenti. Però il dopo Assad tu lo devi cominciare a prevedere, altrimenti accade... Ma credo che la Russia sia sempre stata chiara su questo, perché Putin non è contrario alla rimozione di Assad. Ma no. È per una soluzione dice, soft. Però io voglio essere certo che nel dopo Assad io non ci resti. La posizione di Putin è stata chiarissima. L'unico governo che può durare decidere. È un governo siriano dove gli americani e i russi vanno d'accordo. Guarda che hai detto una cosa che è giusta. Cioè, il dopo Assad non può prescindere dall'equilibrio di America e Russia. Io per esempio non sono assolutamente contrario a questo approccio, perché Putin ha detto chiaro che cosa vuole. Ha detto: il futuro della Siria lo decidono i siriani, per favore. Sì, però... Non ci posso credere che il futuro della Siria per Putin veramente è in autonomia dei siriani, perché è uno scenario talmente importante. Io voglio spiegare soltanto cosa intendo dire, perché non è che voglio apparire così ingenuo. Sto dicendo che la descrizione che ci ha fatto Alan Friedman, con tutto il rispetto, non è la vera descrizione della Siria, perché in Siria c'erano 5 religioni che convivevano in un paese dominato da un dittatore sanguinario. Ma che dittatore sanguinario? Questi sono gli schemi che la stampa occidentale ha usato per demolire tutti coloro che erano i nemici. Io non sto difendendo Assad. Io sto dicendo, guarda, su questa questione bisognerebbe chiarirci una volta per tutte. La stampa e il sistema dell'informazione, anche italiano, hanno una responsabilità cruciale, perché ripetono le storie della propaganda americana e non dicono la verità. Ma io a Pandora TV lo ricordo a tutti. Per buona parte è vero, perché noi
Gheddafi e io ho intervistato su Mubarak, ho intervistato quattro preti, ho intervistato i rappresentanti delle religioni che danno un giudizio su Assad, sulla situazione interna della Siria, che è opposto al tuo. Ma è inutile fare l'esame del sangue ad Assad, chi se ne frega? Se tu dici che è un dittatore sanguinario, io so che ci sono tanti dietrologhi in Italia. La cosa più surreale che ho sentito in questi giorni era un'altra trasmissione, non menziono l'altro canale, ma in quella trasmissione un cosiddetto marxista filosofo di nome Diego Fusaro ha dichiarato Assad sta combattendo un'eroica resistenza contro la mondializzazione. È un parere. Assad fosse un difensore. È un parere. No, come quello che dice che Assad è un dittatore sanguinario. È un parere. Nella politica, scusate, però, nella politica internazionale, se andiamo a fare l'esame del sangue e se il metodo di giudizio diventa la morale, l'etica, la politica internazionale non si fa. La dobbiamo piantare con il buonismo. O l'analisi è analisi e prescinde dall'esame del sangue. Oppure non succede. No, ma attenzione, anche quello è un dibattito del Menga. Perdonatemi. No, perché la politica internazionale la si fa in maniera scientifica, distaccata, altrimenti ricadi nel problema di Gheddafi e di Mubarak. Cosa c'è dopo? Che in Egitto ci sono i fratelli musulmani e campa campa. Deve essere America Russia. Io credo che la questione in cui non ce la possiamo cavare dicendo i buoni stanno da una parte, non ci sono buoni e cattivi, nessuno tranne i bambini, le donne, gli anziani è innocente, perché è una guerra civile nella quale ognuno ha delle ragioni e ognuno ha dei torti. Allora Giorgino, chiudiamo, buoni da sponsorizzare, ma non ci sono infatti. Allora tra i cattivi c'è un Occidente, Europa compresa, che ha lasciato per 5 anni che le cose andassero. Ragazzi, è una metà. Noi abbiamo regalato soldi alla Turchia e adesso scopriamo che forse c'è un ipersultanato di Erdogan se passasse il referendum. Io credo che due questioni rapidissime. La prima, uno dei tratti distintivi della postmodernità è la complessità. Io mi domando se la narrazione della complessità postmoderna sia nella disponibilità dei mezzi di comunicazione di massa e di coloro che creano opinione pubblica, perché secondo me il punto è questo: noi ragioniamo con delle categorie che non sono adeguate rispetto alla complessità. Noi qui abbiamo raccontato in questo segmento della tua trasmissione un sistema talmente interrelato, talmente interconnesso, che non può avere una rappresentazione tra buoni e cattivi, perché ci sono responsabilità tra coloro che noi iscriviamo tradizionalmente tra i buoni e anche dei meriti, credo che questo sia il messaggio che esce fuori dalla nostra discussione, tra coloro che istintivamente collochiamo nella schiera dei cattivi, perché oggettivamente hanno una esposizione in questo senso, in senso della negatività delle conseguenze. Il punto è, noi la politica estera americana, la politica occidente, è una politica estera che mira a rimuovere i dittatori? Perché se è solo quello che dal suo discorso dipende sempre emerge. Chi è il presidente. E dipende chi è il dittatore. Perché io non ho la tua voce, tu hai una voce baritonale, le copri tutte, lasciami parlare un minuto. Cioè, il discorso è ancora l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è o no una dittatura? Sì. Allora, bisogna rimuoverla, sì o no? Se io penso che bisogna portare... Ti chiedo, cioè, qual è l'interesse americano? No, è un punto validissimo, ma il punto... Ci sono dittature... Ma anche la Cina! Però c'è anche un altro punto. Mubarak era, fino, io ricordo, nel 2009... Sì. Obama... Stai parlando di 11, la prima vera... No, 2009, andò Obama al Cairo, ricevuto da Mubarak... Allora, all'epoca però l'America non considerava Mubarak un dittatore, così come l'America oggi non considera... Obama era naif, ha preso un premio Nobel per niente, per quel discorso. Certo, però era un leader autoritario... Sulla fiducia. Non era, Al-Sisi oggi, cos'è, un dittatore o no? Ragazzi, certo. Certo, allora il discorso qual è? Certo. Torniamo al punto fondamentale. Qual è la linea portante, quali sono gli interessi strategici che l'America persegue in questo momento? Perché più leggi... Dipende come si sveglia la mattina Donald Trump. No, perché era la stessa cosa con Obama. Non c'è una strategia qui. Era la stessa cosa con Obama. Secondo me avremo modo di confrontarci ancora, perché questo è un tema...
che anche da un punto di vista dell'informazione, anche dei talk, non può essere un tema da liquidare e no, lasciare chiuso in un segmento di trasmissione. Questo continueremo a dire. Non dice, e poi perché l'Europa... non dice a nessuno di farci un bel servizio un'altra volta e ci racconta un po' come la stampa racconta queste beh, cose. Beh, sai che lo facciamo spesso. Sì, sai no, che no, io considero la stampa un mega... Adesso questa anche cosa delle fake news, va bene. Allora, la svolta di Trump e il suo attacco al regime di Assad, con Trump o senza, gli USA non possono ritirarsi entro i propri confini, 17%, 29% invece serve per dire a Putin che il Medio Oriente non sarà lasciato alla Russia, 54% ha capito che è ostaggio del Congresso e vuole evitare l'impeachment. È facile. Allora, è facile. Ci lasciamo con un andiamo messaggio via di solidarietà, mentre saluto e ringrazio gli ospiti qui al tavolo e tutti quelli che hanno partecipato alla puntata. In ogni anno in Italia 40.000 bambini nascono prematuri, fino all'8 maggio possiamo aiutare OBM e Onlus ad acquistare macchinari per il reparto di terapia intensiva dell'ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano. Doniamo 2 euro con SMS al 45549 oppure 5-10 euro chiamando da rete fissa. Insomma, aiutiamo questi bambini.